Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questo attrezzo molto particolare, è l'Oxbow modello 334 Merger. È uscito da pochissimo, è una mod fatta dall'InBased, è il modder americano, appunto questo è un marchingegno di derivazione americana. Ho deciso di presentarlo perché è una cosa nuova, una cosa mai vista su farming, e la mod è anche veramente ben fatta. Come modello è buono, ho guardato appunto come sempre qualche video, qualche screen in internet, sono andato sul sito ufficiale appunto dell'Oxbow, perché queste cose qua quando vedo questi marchingegni mi intrippano molto, mi interessano molto, sono molto particolari e mi piace appunto andare a curiosare. Ho visto che anche questa ditta, l'Oxbow, fa la self-propelled, che è praticamente quella semovente, è una sottospecie di Crone Big M con il ranghinatore frontale davanti, è una roba immensa, è veramente veramente grande. Questo è praticamente lo stesso marchingegno, solo portato appunto dal trattore. Ok, la mod graficamente non pesa, il modello mi piace, le texture anche, le funzioni ci sono, anche buone animazioni, buon particle e tutto. Ho visto che nella realtà c'è la possibilità di invertire la direzione dei nastri, oppure spegnerne uno o due, far andare uno solo e anche, diciamo, alzare solo un lato, appunto tenere basso il centrale più uno laterale. Invece in questa qui si apre completamente. Comunque ok, vediamo se magari prossimamente faranno nuove versioni. Appunto, per quanto riguarda il modello, è buono, mi piace, ha fatto un buon lavoro come particolari e tutto il peso, anche si comporta bene anche sui dislivelli e tutto quanto, quindi io metto il pollice in su a questa mod. Andiamo a provarla subito. È una mod appunto un po' insolita perché non l'ho mai vista. E anche da gioco non riuscite a rendervi conto della grandezza, ma è veramente grande. Anche se non può sembrare, guardate in proporzione al TTV quanto grande è. Allora, vabbè, sempre sullo shop lo trovate nella categoria mod ranghinatori. Eccolo qui, costa 30, 91.000 euro. Pensate che razza di costo che ha una roba del genere, porca miseria. Ok, allora quando siete in campo l'avete agganciato, avete appunto la possibilità di spiegarlo col tasto X. Animazioni, velocità, movimenti, ci siamo. A questo punto avete la possibilità di abbassarlo. Occhio, occhio che quando praticamente lo attivate e andate a magari a far manovra, quando girate, questo il ranghinatore centrale resta attivo, quindi se passate su una andana vi tira via l'erba, quindi all'occhio quando fate manovra magari sopra l'erba spegnetelo, poi riaccendetelo perché altrimenti fate un po' di macelli. Una cosa manca, non vedo nessuna presa idraulica appunto sui distributori, quindi un po' una mancanza perché appunto penso che i pistoni qui siano azionati idraulicamente, non c'è appunto nessun collegamento al trattore. Comunque ok, allora a questo punto lo accendete, lo abbassate, vedete che i nastri vanno da sinistra a destra. Poi praticamente per fare l'andana, adesso un attimo che mi metto la velocità, potete fare andane a 25 all'ora, quindi è molto molto veloce come diciamo attrezzo. Voi tenete un lato del campo, ad esempio fate finta che la sinistra sia la fine, voi andate, fate l'andana, portate il fieno, l'erba, quello che avete sempre verso destra. Qua vedete anche il particle è buono. I nastri sono animati, quindi ottimo, i rastrelli anche. Penso che comunque come metratura sia sui a occhio, non ho visto le misure, ma penso sia sui 10 metri, 10-12 metri, credo.
gli assi sono anche sterzanti quelli dietro, che adesso andremo a vedere. Qua sono sulla Holzhausen, se vi interessa. Ok, quando arrivate alla fine alzate. Qua vedete gli assi sterzanti. A questo punto prendete la linea che avete fatto di prima, abbassate e tac, voi lui vi riporta l'andana appunto sul lato. Praticamente fate banda sinistra e banda destra con l'andana appunto centralizzata da un lato e l'altro, quindi vi prende 10 metri di qua, 10 metri di là, ve li mette tutti in mezzo. La cosa positiva che ho visto di sta cosa è che fa le andane ben strette, quindi andate bene a raccogliere, non le fa larghe che magari col pick up dell'autocaricante dell'imballatrice riuscite ad andare fuori. Adesso vabbè, non guardate che sto andando un po' storto. E appunto questa è una cosa molto positiva, che il discorso appunto di andana molto stretta, quindi potete accelerare tranquillamente, siete arrivate fino a 27 all'ora, 28. E ok, questo è il discorso che vi dicevo prima: quando alzate, magari fate manovra, il centrale resta giù, quindi se voi passate sull'andana vedete che track ve la sposta. È un po' appunto quando fate le manovre, vedete di spegnere un attimo e basta. Perfetto, questo è appunto il suo semplice funzionamento, non è nulla di complesso. La cosa che appunto mi sarebbe piaciuta, porca troia, dove sono andato? Sarebbe stata la possibilità di scegliere il senso di marcia dei nastri, tipo se si vuole ranghinare di qua o di là, perché in questo modo, con i nastri sempre che portano a destra, siete costretti a tenere sempre il solito giro, il solito appunto sì, dovete fare sempre il solito giro, perché appunto non riuscite a spostarvi l'andana, a meno che adesso riguardo bene le funzioni, ma non c'è nessuna diciamo funzione aggiuntiva. Franelleria ci siamo, eccolo qua avete gli stop, i fari, frecce e ok. Boh, perfetto. Ok, niente, questa è la mod, ho detto tutto quanto, appunto a me è piaciuta, l'ho considerata buona perché appunto è un'idea di mod nuova, non l'avevo mai vista, e anche appunto portare attrezzi americani su farming ci dà anche la possibilità di vedere come lavorano, come sono gli attrezzi oltreoceano, è una cosa che apprezzo veramente veramente tanto, e quindi ripeto, pollice in su per questa mod. Io vi lascio come sempre il link in descrizione, e se ci saranno altre versioni eccetera, comunque tenete sempre d'occhio il link, che magari ci saranno versioni aggiornate, perché ho visto che è una V1.0.0.0, quindi penso sia una partenza. Adesso vedremo se appunto implementerà le funzioni che vi ho descritto prima, che ci sono anche nella realtà. E basta ragazzi, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, e se ho dimenticato qualcosa, se ho detto qualcosa di sbagliato, fatemi appunto sapere, e vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao.